La rivalità tra Lady Diana e Camilla è stata reale o solo una finzione mediatica? Spuntano le prove che le due fossero amiche prima che Carlo e Camilla. Perché non si sono sposati? Lo sanno tutti. Camilla è la prima donna di Carlo, il primo amore e, a quanto pare, anche quello vero e duraturo. I due si sono conosciuti quando erano ragazzi e la loro relazione procedeva a gonfie vele prima di essere bruscamente interrotta. Ma perché non proseguì? E perché i due non si sono sposati? Sembrerebbe che alla base della loro rottura ci sia stata la famiglia reale, che avrebbe spinto Camilla a sposare Andrew Parker Bowles. L'unica cosa certa è che Carlo si trovava arruolato nella Royal Navy quando venne a sapere che la sua amata aveva organizzato le nozze con un altro uomo. Poco tempo dopo si celebrarono le nozze con Lady Diana. E sembra che tra le due donne ci fosse amicizia, almeno in principio. L'amicizia segreta con Lady Diana. Ma Lady Diana e Camilla sono state sempre nemiche? Secondo una notizia riportata da Elle, sembra che tra le due inizialmente ci fossero buoni rapporti. La rivista si è affidata alle parole dell'esperta Penny Junior, che ha svelato questo retroscena inedito. Secondo Penny Junior, infatti, prima del fidanzamento Carlo e Diana uscivano di frequente con Camilla e il marito. I quattro si vedevano spesso e nel 1980 Camilla e Lady Diana furono immortalate insieme in una foto, mentre facevano il tipo per Carlo durante una partita di polo. Le cose sono cambiate drasticamente a partire dal 6 febbraio 1981, il giorno in cui la famiglia reale annunciò il fidanzamento tra Diana e Carlo. Da allora Camilla vide la donna come una rivale, e anche Lady Di, dopo aver saputo della loro relazione, non poté fare altrimenti.